sbagliato. Nessuna goccia di pioggia ha un presente o un passato. Tu mi bruci come il fuoco, tu mi bruci. Piccolo paesino nel cuore dell'Appennino tosco-emiliano. Una città del sud Italia ricca di cultura ma povera di opportunità. Un territorio alle pendici delle Dolomiti la cui economia ruota attorno a un prodotto principale. In questi luoghi, apparentemente distanti dal progresso moderno, ma in realtà perfetti laboratori di innovazione sociale, ambientale ed economica, si trovano esempi che possono insegnare al mondo come mangiare tutti e mangiare bene, a patto di coinvolgere attivamente la collettività in un processo partecipativo finalizzato al bene comune. Comunità che della collaborazione e della condivisione hanno fatto un marchio di fabbrica. Chiareto Alpi è un paesino dell'Alto Crinale dell'Appennino Reggiano. Fino a dopo la guerra ospitava circa un migliaio di abitanti. Era un paese che viveva, i cui abitanti vivevano quasi esclusivamente di pastorizia. Dopo la guerra le pecore non erano più una fonte di sostentamento abbastanza utile, diciamo, per poter tirare avanti, e la gente ha deciso di spostarsi in città in cerca di opportunità maggiori. Quindi il paese ha subito uno spopolamento molto importante, fino ad arrivare a una quindicina d'anni fa, quando c'erano circa 80 abitanti in questo paese. Per noi non aveva un grosso senso trasferirci in città e andare a lavorare magari in un'industria ceramica piuttosto che in un'officina grossa. Sarebbe stato più facile, ma le scelte facili evidentemente non fanno per noi. Poi a giugno del 2003 abbiamo deciso di provare ad aprire questa cooperativa per cercare di mantenere i pochi giovani che erano rimasti in paese a lavorare qua. Noi abbiamo deciso di valorizzare quello che qui a Cereto c'era già, le cose che ci sono sempre state. Ad esempio, i vecchi metati che servivano per essiccare le castagne erano tutti caduti in abbandono, tutti in disuso. Abbiamo deciso di ristrutturarne uno e lo utilizziamo ancora per essiccare le castagne come si faceva una volta. Insieme alle castagne, dentro al metato, organizziamo delle serate culturali nel periodo di essiccazione, appunto, dove i nostri ospiti possono venire, vedono il metato in funzione e vengono ad ascoltare le favole raccontate dagli anziani del paese all'interno del metato come si faceva 200 anni fa. Il turismo che cerchiamo di proporre ai nostri ospiti, noi lo chiamiamo turismo di comunità, proprio perché gli ospiti, le persone che vengono da noi, che ci vengono a conoscere, si trovano parte integrante di una comunità. Quelli che vengono da noi vengono qui come ospiti, ma quasi sempre vanno via come amici. Tutto questo è stato possibile grazie al grosso contributo anche della gente del paese, che comunque ci ha sostenuto nelle nostre iniziative, ci aiutano in tutto, ci aiutano nei lavori, ci aiutano nella preparazione delle feste. Noi abbiamo fatto una scelta che è stata quella di dire no, di andare controcorrente a quello che era l'andamento del paese in generale. Quindi il paese ha un futuro che fino a una quindicina d'anni fa era abbastanza incerto. In una città ricca di potenzialità, ma anche di contraddizioni come Matera, è difficile immaginare di poter realizzare il proprio sogno professionale. Ma i cambiamenti sono dietro l'angolo. I giovani sono testardi e i sogni contagiosi, e la loro condivisione può scatenare un nuovo modello di sviluppo territoriale. Casa Natural nasce nell'ottobre del 2012 a Matera in Basilicata. È un esperimento per capire come il metodo del coworking possa essere un motore di sviluppo del territorio. Uno spazio di collaborazione dove le persone potessero stare insieme per creare progetti di sviluppo territoriali. Casa Natural ha una grande energia, è uno spazio in cui si condensano due dimensioni fondamentali, la dimensione professionale e la dimensione di aggregazione. Un luogo in cui puoi portare il tuo sogno professionale e realizzarlo, non da solo, ma con la comunità delle persone che vivono a Casa Natural, attraverso uno scambio di competenze, di saperi, che li porteranno a
anche a rendere il loro progetto, che prima era solo un sogno, un'impresa. È la forza dell'autodeterminazione, ma nel contesto della collettività. In questo territorio la rete è fondamentale, ma la rete non è virtuale, noi stiamo parlando di una rete concreta, una rete di solidarietà nuova, una generosità professionale, generosità nel condividere i propri contatti, nell'aprire i propri mondi e metterli assieme. Un territorio come questo può cambiare molto in questo modo, perché uno degli atteggiamenti preponderanti spesso è il non fidarsi, la diffidenza, e invece il processo innescato da Casa Natural di rete orizzontale aperta assolutamente scardina tutto questo. La molla del cambiamento è stato aver voglia di migliorare quello che sta attorno a noi. Io penso alle future generazioni, voglio immaginare di cambiare quello che non mi piace, quindi parto proprio da me come cittadino per rendere a mio figlio, che adesso ha 10 mesi, un mondo migliore. Abbiamo fatto un corso di Scratch, ossia un corso che ci fa imparare a programmare i videogiochi. Abbiamo iniziato a programmare un videogioco dove lo scopo è acchiappare una farfalla. Che c'è un gatto che deve acchiappare una farfalla, abbiamo dato anche i nomi. Casa Natural. Si impara a stare con gli altri. Si lavora in gruppo. Si sale tutti insieme. Il cambiamento può essere innescato soltanto dalle persone, soltanto dal desiderio delle persone di mettersi in gioco e di cambiare le cose realmente. Una comunità che si attiva e che decide di cambiare le cose può fare molto più paura di una comunità che è lì silente, che preferisce non fidarsi degli interlocutori o della possibilità di un territorio di rifarsi rispetto anche al suo passato. Quando Don Antonio della Lucia, durante l'Ottocento, fondò in provincia di Belluno la prima latteria cooperativa, non era consapevole del valore storico e culturale che stava creando per il territorio. Lungo il corso del Piave, alle pendici delle Dolomiti, il protagonista è un formaggio, capace di raccontare tutto il sapore della montagna. Il formaggio Piave DOP è un formaggio che racconta la storia di un intero territorio, perché dietro al formaggio ci sono mille storie, mille racconti, mille informazioni che è giusto sapere. Racconta lo sforzo degli allevatori, racconta quanto difficile significa lavorare il latte e coltivare la terra in un territorio così impervio come la montagna. Questi sono prodotti figli della tradizione, di una tradizione casearia storica. La ricetta è sempre la stessa, però l'inserimento della tecnologia è stato fondamentale per poter rimanere sul mercato, dovuto alle esigenze di un consumatore moderno che quindi chiede anche garanzie igienico-sanitarie e un minimo di standardizzazione del prodotto, che quindi deve rientrare entro certi parametri. È un esempio di ecosostenibilità che racconta la storia di una comunità che si è attrezzata, si è organizzata come custode del territorio stesso, perché la zootecnia da latte ha fatto sì che questo territorio, in tutti questi anni da che il Piave DOP è nato, fosse pulito, coltivato e mantenuto per regalare anche alle generazioni future un territorio che ha ancora delle attrattività. Molte delle persone che sono rimaste su questo territorio perché gli è stata data l'opportunità di inserirsi nella filiera del latte sarebbero andate via. L'incuria avrebbe preso il sopravvento se non ci fosse stata una realtà come questa che 60 anni fa ha deciso, con questo sistema cooperativo, di mettere insieme le forze per creare reddito ad un'intera provincia. Collaborazione, condivisione, apertura, sogni, tenacia, entusiasmo. Che sia questa la ricetta per nutrire il pianeta? Nutrire il pianeta significa sostenibilità e accesso al cibo per tutti. Significa rimboccarsi le maniche e ricominciare a fare quello che si è fatto per secoli, quindi lavorare la terra. Senza entusiasmo non c'è vita
e senza vita non c'è pianeta, non ci siamo noi e non c'è tutto il resto. Un posto